un etto di cotto. Subito, signore. Lo facciamo subito. Ha detto un etto, signore? Sì. Sono due etti, lascio? Ok, per la sigla. Ciao, siamo Claudia e Francesco. Siamo in PostScript e vi diamo il benvenuto a Fiori dal Volo. Come se non bastasse mai, questo tempo corre, non ce la fai più. Reset, restart e riparti da qui. Per poi perdere il controllo e scivolar. Raccogli valigie pesanti, trascini un'identità di un passato pieno di ombre che sabbia solleverà. Smettere di perdonare, vivere e lasciarla andare. Cuba. No, devi alzare e girare. Devo alzare e girare. E allora, tre. Abbiamo un 3. Prima è per te. E tu? Vai Maurizio. Io. 8! Tre. Un altro 3. Un altro 3. Chi? Perché c'è? Chi c'è? C'è. Due. Spareggio. Spareggio. Spareggio ci fu. Un altro colpo. Dai, un'altra volta. Allora il giudo dove pigliaio? Otti. Ok, ho vinto io, ragazzi. Vai. Quindi iniziate a bere voi. No, vai tu. Vado io. No, a bere devi andare. Beve. È tutto in un sorso soprattutto. Ah, tipo. Tipo tocco. Teodoro. Ma bello è Montenegro. No. È di Saronno, no. Amaro del Capo. Senti, ma vedi bello solo che c'è. Non sei il bevitore, capito? Vabbè, io direi a questo punto di smetterla col gioco. Ma c'è un bel sole. Vediamo il sole e poi vediamo. Mi sono andato stanotte che mi facevano un attentato, ma che sogno di merda. Che soli, che gran giornata si vir lo mare, d'aria che soli, mari, d'aria che mari, che gran giornata si vir lo sole, d'aria che mari. E femmine belle si sfogliano a mare, a mare. Si sfogliano a mare quando c'è sole, c'è sole. Soli, aria che soli, gran giornata si vede in lo mare, d'aria che soli, e mari, d'aria che mari. Nella vita ho messo tutto il giorno per cercarti ovunque sei, a volte ho altre ho perso, ma ti adoro.
rivelato chissà che. A volte ho riso, altre ho perso, e ora sono certo che Allora, la canzone di prima, Suli, che parla di una giornata di sole trascorsa a mare con i propri genitori, nasce proprio dall'idea e dal ricordo, soprattutto, che io conservo molto gelosamente. I miei genitori mi portavano a mare, al mare da piccolo, alle Saline, alla Spagnola, noi la chiamiamo Spagnola. Stai ripensando a... Quindi sì, no ancora è fervido il ricordo di queste giornate passate al mare, proprio alla Spagnola. Ma quanti anni avevi quindi? Eri piccolo? Ero piccolissimo, avevo 11 anni credo, 10-11 anni. Perché? Ma già dentro di me, tipo, insomma, questo ricordo, che può essere un semplicissimo ricordo di un bambino che corre, mia madre mi diceva corre, perché io uscivo dall'acqua, noi sappiamo che le acque della Spagnola, le saline sono calde, acque calde, quindi quando si usciva fuori, anche se c'era il sole, c'era caldo, si sentiva sempre un po' di freddo, quell'arietta ti dava sempre un po' di tremore, e io andavo a mia madre e dicevo, mamma tovaglia che mi asciugo. Fatti du cuisse da asciughi, chi ci vuole? Ti fai un si asciutto, du cuisse da asciughi. Io invece ho un ricordo legato a te, proprio credo la prima volta che t'ho visto, e ti porto dall'altra parte del litorale, diciamo, dove l'acqua è un po' più fredda. È un po' più fredda, no? È proprio agghiacciata, intendo il Mediterraneo. Ok. E avevi anche molti più capelli, mi ricordo. Avevo i capelli. E avevi i capelli e avevi anche una moto di grossa cilindrata, o sbaglio? Sì, avevo una bellissima moto che vorrei ricomprarmi prima o poi, me la voglio ricomprare. Portavo i capelli lunghi. E questi capelli, guarda, ho un sacco di aneddoti che ti potrei raccontare sui capelli. Intanto non è cambiato niente da allora ad oggi, perché quando si incontra qualcuno con i capelli lunghi ancora vedo che c'è un po' di pregiudizi a portare i capelli lunghi, nonostante siano passate lotte, guerre, invasioni e insomma anni di rottura. E uno in particolare, una notte mentre tornavo da suonare, buco, foro, di notte, alle 3 di notte, sti bullone della ruota, passa un tre ruote con un signore dentro, giustamente questi hanno qui sulle capite di un lato, che arrivavano quasi in terra. Sto già capendo dove vuole andare a arrivare. E fa una frenata, perciò, ma una frenata. Io disse a chi su frenare e sento di lontano, signorina, che bisogno di aiuto. Fatto che tu ti chiami Lago Mare. Sì. È un problema, perché so che molti tuoi amici ti volevano per compare di matrimonio, ma la cosa non è stata mai possibile praticamente. Sul mio cognome ci giocano in parecchi, la comare, sai, ma il compare dov'è? Addirittura qualche anno fa a Favignana mi hanno battezzato la compagna. Oppure mi rispondono al telefono quando io dico salve, sono la comare, allora dall'altro lato ogni tanto mi rispondono ma la comare di chi? Quindi sto cognome, ti farò avere un parere legale, che abbiamo il nostro esperto in trasmissione, ne faccio ammenda allora. Oh. Io mi
tutti inutri, gli si nutre, Salvatore Sinatra. Io mi nutro tutti inutri, gli si nutre, Salvatore Sinatra. Io mi nutro tutti inutri, gli si nutre, Salvatore Sinatra. Diciamo, no, avvocato Sinatra, anche di nuovo in questa veste di avvocato. Abbiamo un nostro ospite che si chiama Lacommare, e noi abbiamo capito che lui in cuor suo si fa chiamare così perché, appunto, per evitare, quando lo invitano ai matrimoni, ad essere il compare. Qui dovrebbe chiamarsi Laco il compare in certi casi, ma essendo Lacommare finisce che paga la donna, cioè, ho capito il discorso. Quindi, vagamente. Sì, vagamente. Credo sia una cosa del genere. Chiaro, chiaro. Ma qui è una questione di gender, LGBT e diciamo la situazione diventa complicata, perché la modifica anagrafica non può prescindere anche da una modifica di carattere, diciamo, chirurgico, e questo comporta una serie di problematiche, diciamo, molto complesse, connesse appunto ad un iter che deve essere eseguito per un cambio effettivo di genere. Per cui io suggerirei, in questo caso, con grande sincerità, di lasciare tutto per com'è e quindi evitare il comparato, okay, e lasciare il commarato. Riferiremo. Grazie. Senza avere tempo, a tutta questa rabbia cresce per la distrazione di chi nasce, senza avere il tempo di fermarsi di mai. A tutta questa rabbia cresce per la distrazione di chi nasce, senza avere il tempo. Questa ansia cresce per la distrazione di chi nasce, senza avere il tempo per fermarsi mai. Ma il calore arriverà anche alla tua anima, che sa il tuo calore. Ma il calore arriverà anche alla tua anima. Per la distrazione di chi nasce, senza avere il tempo di voltarsi mai. Ma il calore arriverà anche alla tua anima, che sa il tuo calore. Chitarra, siamo proprio due cose completamente diverse. Io riesco meno male a strimpellare, ma con la chitarra è proprio, è un amore. Sai quando da ragazzino ti fai fidanzato e lo sai solo tu,
Ora io sono fidanzato con la chitarra, però la chitarra non lo sa. Sei pronto, me lo dici? Vai, vai. E quindi, visto che c'è questo amore e odio con la chitarra, vi volevo proporre una canzone che sembra vastasa, ma non lo è. Appunto, Hai una show. È un po' gypsy, un po', ma molto mediterraneo. Fa così. Hai una show. Hai una show. Hai una show. Pugani. Hai una zia, hai una zia, hai una zia, hai una zia davvero bella, e c'ha mesi in conto, c'ha mesi in conto una bella suonata. Hay una show, hay una show, hay una show, una show tu la bucai. Ay la la, la 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 la. Mauro, ti stai godendo il sole? Oh yeah.